La cooperativa che si è costituita nei 3 anni tra la prima piantumazione e la prima raccolta è diventata lo strumento per fare questa operazione qua, comunicazione e commercializzazione. E sono state scelte fondamentalmente queste due funzioni aziendali perché è stato riconosciuto dai coltivatori, dai produttori, che queste erano le due funzioni su cui loro erano più deboli. Dice, noi, guarda, se c'è da lavorare 16 ore al giorno nel terreno non abbiamo problema, se c'è da stare sul trattore 20 ore al giorno non c'è problema. Ma quando si tratta di occuparci di comunicazione, di promozione commerciale, non sappiamo da che parte girarci. Dateci una mano su questo. Costruiamo un ente che ci dia una mano su questo. E questa cosa qua, devo dire, ha funzionato. Scusate, io sto andando avanti, mi sto. Ok. Ha funzionato bene, devo dire, ha funzionato bene. Ha funzionato bene, perché dico che ha funzionato bene? Perché il risultato di questa operazione è che le 4 aziende agricole e i 3 coltivatori diretti, quindi non numeri enormi, ma 4 aziende agricole e 3 coltivatori diretti singoli, che a Mezzago producono asparagirosa, non hanno crisi, non hanno proprio vista la crisi. Per l'amor di Dio, niente di. Non sono la Falco, la Pirelli con migliaia di addetti, sono piccole imprese che fanno il loro lavoro, fanno il loro fatturato, che nel periodo della raccolta assumono dei lavoratori avventizi che vengono lì soltanto per qualche giorno prima, qualche giorno dopo, ma fondamentalmente. Però stanno bene, hanno fatto conoscere il paese, producono un prodotto di qualità, eccetera, eccetera. Dicevo, nella strategia di marketing, l'ultimo pezzo era questo dell'inserirsi in manifestazioni organizzate ad un livello territoriale più elevato, per cui provinciale, regionale, nazionale. Oggi stiamo lavorando sul tema dell'Expo, che per molti versi è una maledizione per la Lombardia, ve lo dico. Lo vedete su tutti i giornali, una roba da qui. Però è stata anche, devo dire, l'occasione per fare sistema tra i prodotti di qualità che ancora ci sono in Lombardia. Lo dicevo stamattina a Nunzio, venendo qui dall'aeroporto, no? Ho visto una statistica che dice che il comune dove si produce più latte in assoluto in Italia è Roma e il secondo Milano. Uno dice: ma non è possibile, non è possibile. No, perché dico questa cosa? Per dire che per quanto grandi città siano, in realtà c'è una dimensione di beh, le dimensioni di Roma sono talmente vaste, c'è una componente agricola molto vasta, però anche a Milano c'è tutta la fascia sud-ovest di Milano. A ovest c'è il parco agricolo, scusate, a ovest c'è il parco regionale del Ticino, a sud c'è il parco agricolo Sud Milano, che hanno molte migliaia di ettari di territorio del comune di Milano nel quale si coltiva ancora. Mentre a nord, diciamo, la fascia urbanizzata ormai è uno sfacelo, a sud c'è ancora questo. Perché dico questa cosa? Perché effettivamente di prodotti locali di qualità nelle nostre terre ce ne sono ancora molti. Cioè noi facciamo l'asparagorosa a 6 km da noi, c'è un paese che si chiama Oreno, fanno la patata rossa. Uno dice, come minimo si fa il gemellaggio tra la patata e l'aspargo, cioè proprio minimo, minimo che possa succedere. Ma a 20 km da noi c'è Gorgonzola, il paese Gorgonzola, dove però non si produce il Gorgonzola, il Gorgonzola si produce a Melzo, che è un paese a 6 km da Gorgonzola, però si chiama il Gorgonzola. Il Gorgonzola tipico si fa là, a 40 km c'è la Valtaleggio, dove fanno un taleggio particolare. Insomma, sono tutti presidi d'eco e anche slow food, ma insomma, nella fattispecie parliamo della d'eco. E dicevo, abbiamo questa prospettiva Expo, perché ci interessa la prospettiva Expo? Non per andare a vendere, anzi. Quando ci hanno detto vi diamo uno stand all'Expo, mi ha detto oddio, come facciamo nel giro di un anno a incrementare di 6 volte la produzione che ci vogliono 3 anni per portarli? E, vabbè, andremo a comprare gli asparagi a qualcun altro, tanto
sono stranieri, che gliene frega di dove sono andati. No, in realtà poi ci hanno detto, no, guardate che in Expo non si può vendere niente di alimentare che non sia all'interno, per cui dobbiamo solo mettere fuori dei cartelloni. E vabbè, diciamo, vabbè, che andiamo a fare. Però la cosa interessante della dimensione, diciamo, sovraterritoriale è quella di entrare in relazione con altre comunità, con altri soggetti che sono interessati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. E questa cosa ci ha consentito tanto di riflettere su che tipo di approccio abbiamo, per esempio, rispetto al cibo nelle nostre comunità, per cui per esempio ha avuto delle ricadute, facendo delle riflessioni su scala regionale, sui modelli organizzativi delle mense scolastiche, sui modelli organizzativi dei centri di cottura per i pasti che vengono consegnati a domicilio agli anziani, perché avevano delle produzioni di scarti enormi, sia i centri di cottura per le mense scolastiche, sia quelli per la consegna dei pasti a domicilio delle persone anziane, che sono state abbattute, ragionando esattamente su questo. Va bene, parliamo di cibo, per il cibo come futuro del mondo, eccetera, eccetera, alimenta il pianeta, ma di che cosa stiamo parlando? Perché dico questa cosa, che uno diceva cosa c'entra con l'asparagorosa? Fondamentalmente per due motivi, perché è vero che quando si coltiva, soprattutto chi coltiva, ha le mani nella terra, cioè le mani e i piedi ben piantati per terra, quindi in una dimensione molto locale. Ma la possibilità di guardare a queste tematiche da una visuale, senza, come dire, senza togliere i piedi e le mani dalla terra, ma poter guardare le cose di cui ci si occupa, anche da una visuale più alta, ti consente, per esempio, di condividere che le stesse problematiche che stai vivendo tu le vivono in altre parti del mondo. E che quindi questa dimensione glocal di cui tanto si parla, no? Di un agire localmente ma di pensare globalmente, è poi molto molto più presente, paradossalmente, in chi si occupa di coltivare la terra che non in chi si occupa di metalmeccanica, di produzioni manifatturiere, no? Dove tendenzialmente le dinamiche sono di fuga da un posto per andare da un altro, almeno in questo momento storico, mentre invece quando si parla di agricoltura e di prodotti tipici non si può scappare. Se vuoi fare l'asparagorosa di Mezzago devi farlo a Mezzago, se vuoi fare la cima di rapa di Minervino Murge devi farla a Minervino Murge. E quindi il fatto che si punti, come dire, sulla valorizzazione di questo prodotto tipico con le diverse strategie che si possono adottare, come dire, rende, dà valore al lavoro delle persone che lavorano in quel contesto lì. Non potreste coltivare le cime di rapa di Minervino Murge in Albania, anche se magari il costo del lavoro potrebbe essere molto più ridotto, ma se sono di Minervino Murge stanno qua, è uguale per le patate rosse di Oreno, per l'asparagorosa di Mezzago, eccetera, eccetera. Allora, per dare valore al lavoro delle persone che stanno nel territorio e quindi per produrre ricchezza e quindi per distribuire ricchezza, è importante investire su questa dimensione locale. E questa dimensione locale ha valore anche nella misura in cui, come dire, si vede da una dimensione sovraterritoriale. È chiaro tutto quello che dico? Qualche volta mi perdo. Vado avanti. Domande, dubbi, perplessità? Microfono. Irene, ho detto qualcosa che non va bene? A che ora dobbiamo fare la pausa? Alle 5. Quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Va bene. Vado avanti? Chi è Michele? Michele. Vado avanti. Umberto. Ah. Umberto, Luigi. Produttori tutti e due? Umberto produttore. Ma Luigi non ha la faccia da produttore, diciamo. È l'agronomo? Ah. Salve. Ah, ok. Aspetta, deve darti il microfono. Stavo dicendo? Sì, 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 sì. Se lei vuole fare qualche domanda a me, forse. Ah, volentieri. Perché io da qui lì non riesco a sentire niente quel che ha detto. Oh, porca sidella.
Forse dobbiamo aprire qualche finestra per far rimbombare no, meno. No, sono io un po' che astornato, sono desiderio del mondo. Sì, gliela faccio volentieri qualche domanda. A quanto vende le cime di rapa lei? Dipende dal periodo. Quanto è lunga la? No, ti devono sentire, ti deve sentire vendola. Okay. Cioè. Sì, dipende dal periodo di raccolta. Ma qual è la stagione? La stagione più indicata di... Non ho capito. La stagione più indicata, di più saporita, più... Si pensa, si gusta meglio sotto i periodi di Natale. Ah sì? Sì. Oh. Per il freddo e la lenta maturazione della... Sì. Sì, adesso ho capito. Stavo dicendo, per la lenta maturazione del seme in se stesso. Adesso le farò i conti in tasca. Quanta ne produce? Ripeto. In un anno. La semina non è una uguale all'altra. Sì, vabbè. L'anno scorso, via. Un ettaro può produrre da 100 quintali a 300. Però... Con pure poco. La media di un seme minimo. Minimo, così. Perché ci sono le variazioni, non è che è solo certo. Tipo di seme. Ma a 1 euro al chilo non la vende. Non c'entra la quantità, ma la qualità come. La vende a 1 euro al chilo? Adesso che c'è l'euro, minimo 1 euro, penso, per i costi che ci sono. Manodopera. E i semi che semi sono? I semi sono semi locali, non sono semi che vengono modificati. E li produce lei i semi? Sì, facilmente. I semi basta che un pezzo di terra non viene raccolto, un po' di tempo si raccoglie il seme, anche con la falce. Tagli seme e lo riproduci sul posto. E lei ha facilità a trovare persone che lavorino con lei sulla coltivazione? Eh sì, perché qua tutti quanti conoscono il tipo di raccolta. Credo che... Grazie. Quindi... No. Non è un problema trovare persone che lavorino la terra con lei, qui a Minervino? Non è un problema di non trovare persone. Il problema è tradurre, far vedere. Non c'è questo tempo. Le persone vogliono lavorare, però non tutti riescono a intraprendere facilmente. Io sono 45 anni che c'ho, avevo 5 anni quando andavo in campagna. Raccogliere rape, quindi penso che qualcosa della non degli asparagi, di tutta la natura conosco. Certo. Una famiglia. Cime di rape. Faceva venditore ambulante per il paese. Dicevo, almeno 80-90 anni da mio nonno. Adesso le faccio un'altra domanda, visto che lei mi ha autorizzato a fare le domande. Perché non ne produce di più? Ripeto, se viene anche lei domani in campagna... No, guardi, la terra è bassa, mi fa male la schiena. No, in piedi, li faccio... Dopo le faccio vedere, gli asparagi noi li abbiamo alzati per non abbassare... Li alzavo ancora di più. Sì. Mamma, guardi, veramente... Modificando un po' il seme si può alzare come un albero. Ma a parte me? Sì. Perché non ne produce di più? Cosa devo produrre di più? Cime. Ripeto, date l'occasione, il finanziamento per allargare, è facile, perché ci vuole anche il corso per imparare le persone. Non ci vuole un'ora. C'è persone che vengono a lavorare, vengono mandati via, non sono capaci, se ne vanno. Non è tagliare gli asparagi, perché... In se stesso la pianta ti dà problemi, non è l'asparagi che sono più ariose,
capito, tutta un'altra cosa, un altro discorso. Non raccolgo la provocazione. Non raccolgo la provocazione. Che sapesse com'è difficile raccogliere gli asparagi senza fare del male alla pianta? Non è difficile. Mentre lì tagliate con la falce, bella che è fatta la raccolta. Penso che gli asparagi, come tutte le piante, bruciare quello che viene tagliato disinfetta la pianta e riproduce. Sì. La coltivazione sono è un po' di... produttore di asparagi. Allora, dopo magari vediamo come li coltiviamo noi, è un po' diverso. Credo che sì, di sì, perché io produco il minimo, non è che sono... Però quando le chiedevo perché non aumenta, no? Io non ho detto che non aumento. No, adesso stiamo parlando di lei perché lei mi ha chiesto di farle delle domande e io colgo l'occasione. Prego, in realtà quello che vorrei esplorare con voi è provare a capire come fare a far sì che la coltivazione delle cime di rapa di Minervino possa diventare... non soltanto per pochi ma per molti un'occasione di produzione e distribuzione di ricchezza. Questa è la questione. Come fare a fare in modo che, a partire dagli agricoltori, dai produttori naturalmente, che sono quelli che si assumono il rischio d'impresa, per cui devono essere in qualche modo remunerati di più degli altri, però che diventi un'occasione di lavoro, di produzione di ricchezza, di distribuzione di ricchezza per un'intera comunità. Perché un po' questo è il tema centrale, no? Che diventi ricchezza per tutti. Mi sa che deve Irene darle... Anche se qualche parola non la capiscono, dopo la traduco io in minervinese. Allora, il perno principale, penso che è chiaro che si parte da un corso separato. Una cosa è il corso per imparare, è come comprendere la patente una persona. L'orale, lo scritto. E i giovani sono disposti a farlo, questa cosa? Perché sì, per esempio da noi i sì. giovani non ne vogliono sapere di no, coltivare. No, qui vengono. Molte persone mi fermano, dicono, mi porto a lavorare. E io dico, e mi paghi tu. Io devo pagare a te, tu mi devi pagare se vuoi venire a lavorare a livello per raccogliere le rape, non sono le olive, prendi la quindi questa non è la strada per distribuire ricchezza se sono loro che devono pagare. No, ma io ti ho detto così, lo so che lei scherza, no? Certo. Però ho detto ci vuole un minimo di corso, poi la pratica sul posto, poi si va avanti. Ci vogliono i soldi per fare queste cose, chi paga? Non è che... Cosa stavi dicendo? Sì, no, ma devono sentire loro. Quando si vanno a raccogliere rape c'è una fase di lavorazione vera e propria nella composizione di una sorta di bouquet, come avete avuto modo di vedere sulle bancarelle di Minervino, che richiede esperienza e questa esperienza giustamente. Ci sono ancora molte spese per arrivare al fine della raccolta degli operai. Ci sono molte spese, perché sembra molto facile, ripeto, non sono gli asparagi, che c'è una radice che li sostiene nella riproduzione. Invece le rape, nel seme, nella produzione, ci sono le irrigazioni continue, poco, poi ci sono molte cose che devono andare biologiche, è come fosse che devi stare là. Praticamente, insieme dormi con le rape. Non è molto chiaro. Mi interessa molto questo discorso che fate voi, perché adesso facevo questa battuta, no? Noi per esempio facciamo fatica a trovare dei giovani che siano interessati a venire a coltivare gli asparagi. Facciamo fatica a trovarli. Vi dico una cosa molto recente. Noi come cooperativa abbiamo recentemente acquistato un'azienda agricola. Un signore di quasi 60 anni che ha sempre fatto l'agricoltore
Dice, a me mi mancano 5 anni per andare in pensione, ci ha detto. Potrei andare in pensione anche subito, perché ha l'anzianità, diversamente, eccetera, eccetera. Lui è proprietario di pochi ettari, una dozzina di ettari, però in affitto ne lavora quasi 150. Per cui ha contratti di affitto per la lavorazione di terreni per 150 ettari a Mezzago. E ci ha detto, perché non vi comprate voi, come cooperativa la mia azienda? E mi ha detto, va bene, facciamo un accordo, abbiamo fatto un contratto e ci siamo impegnati a comprarla a patto che lui ci garantisse per i prossimi 5 anni di continuare a lavorare. Quando vogliamo fare il contratto dal notaio lo farebbe per noi. Per adesso noi abbiamo fatto il preliminare di acquisto, ci impegniamo a comprarla. Per cui l'azienda con i contratti di affitto, con i suoi terreni, il suo capannone, macchinari, attrezzature, i contratti di affitto dei terreni che sta lavorando, eccetera. E abbiamo chiesto di rimanere per altri 5 anni, perché abbiamo detto abbiamo bisogno di trovare 2 o 3 giovani che lo affianchino in questi 5 anni e imparino il mestiere. Ma non li troviamo. Al mio paese c'è una disoccupazione giovanile del 33%. Non troviamo giovani che siano mi hanno detto vi paghiamo, vi assumiamo. Ci vogliono delle persone, non ci vogliono delle persone per imparare il mestiere. Bravo, sono d'accordo. Ci vuole un dirigente. Ci vuole l'imprenditore agricolo. No, un dirigente, praticamente uno che ha la mano. Io ho 1000 piantagioni di cose, di ortaggi, 1000 all'anno. Tutto da solo. Capito? Tutte da solo. Chissà com'è ricco lei. Io le pianto e poi fino arriva al momento della raccolta passo a mio fratello. Mio fratello le raccoglie, l'altro mio fratello le vende. E lei è un altro mio fratello che le mangia. No, però è interessante quello che dicevate, fondamentalmente perché mi domando. Chi è, per esempio, lei diceva bisogna fare un corso per i giovani, no? Perché è inutile che mi dici prendimi a lavorare, se non sei capace di fare il mestiere mi fai perdere tempo. Per questo lei dice mi devi pagare se vuoi che ti insegno. Come paghi per andare a scuola? Allora una domanda interessante che esce da questa cosa è ma chi è che ha la responsabilità di organizzare e finanziare dei corsi perché dei giovani imparino a fare il mestiere che serve ad Aurelio, alla sua azienda? Mica deve essere lui a farsi pagare per insegnare dai ragazzi. Allora, io penso che l'amministrazione comunale, un consorzio, un'associazione possano svolgere un centro di formazione professionale con tutte le problematiche legate ai centri di formazione professionale che fanno corsi molto lunghi, poco spesso che non sono molto, come dire, connessi direttamente con l'attività produttiva, eccetera. Però questo è un tema importante. La questione dei soldi, devo dire la verità, per la mia esperienza non è un gran problema, perché sulla formazione in Lombardia, tanto quanto in Puglia, c'è una tale quantità di soldi del Fondo Sociale Europeo che bene, non si sa. Oh, questo è un altro tema importante, non si sa come utilizzarli. Però questo è un tema importante che qualcuno si dovrebbe segnare e dire ragazzi, cerchiamo di capire come si fa a utilizzarli per formare quei 5, 6, 10 giovanotti di Minervino che poi vadano a lavorare da Aurelio sapendo cosa devono fare, non che devono andar lì a impararlo, facendogli fare magari un tirocinio con borsa. Che hanno proprio questa idea e gli è molto facile guidare la macchina perché ha preso la patente, perché ce l'ha la patente, perché ha la testa per guidare. È questo che ci vuole, la testa per imparare il mestiere, prima di tutto. Io vorrei capire perché non utilizzano degli spazi, dei locali, per far arrivare i giovani a fare dei corsi. Secondo lei chi lo dovrebbe fare? Io non di certo. Ma va bene, ma chi? Il comune? Io gli do l'idea e lei? No, dia l'idea a questi giovanotti qua, guarda, sono quelli, io
Io torno in Brianza poi. Io so che molti giovani sanno tutto usare il computer, credo che anche mio figlio là. Però è dura però imparare però, a coltivare le cime di rapa sul computer. No, no, non è per il fatto se è dura o non è dura. Riguarda proprio avere un contatto esplicito con la persona. Guarda, io ti do un minuto di tempo, ti seguo un minuto. Quando ho preso la patente io, mi ha detto, guarda, per me sei già promosso. Ho detto, guarda che io una guida ho fatto. Quindi, sono io che ti dico, sì, sei valido per fare questo lavoro o meno. Su questo sì, una persona può valutare. No, questa cosa, guardi, sono molto contento che sia uscito perché è un tema importante. Io so che qua ci sono delle persone che per esempio lavorano sul tema di come aiutare i giovani a trovare lavoro. No? L'esperienza del progetto Policoro, per esempio, va in questa direzione qua. Allora, che cosa ci dice questa esperienza? Ma ripeto, anche l'esperienza nostra della Sparagorosa. Noi non troviamo giovani disponibili a lavorare nella terra. Io credo che ci dica almeno due cose. Una, che dobbiamo fare un lavoro di natura culturale, cioè tornare a dire ai giovani guardate che lavorare la terra è bello, sarà anche faticoso ma è bello. E l'altro è bello ma deve anche rendere. Dobbiamo fare in modo che alla fatica di lavorare la terra, che non è la stessa fatica di fare dei siti web, eccetera, eccetera, quindi del lavoro digitale, per intenderci, una fatica diversa, ma da un certo punto di vista più faticosa, corrisponda anche un riconoscimento di quel lavoro che sia equo. E può piacere o non piacere, ma di fatto nella nostra cultura il riconoscimento di una cosa passa attraverso il valore economico. Qual è il valore economico che diamo al lavoro che viene fatto nei campi? Se il lavoro economico che diamo a questo lavoro è molto basso, il valore di quel lavoro viene svilito. Allora bisogna trovare il modo di riequilibrare queste due questioni. Queste due questioni. Insegnare ai giovani che lavorare la terra è un lavoro importante e però fare in modo che quel lavoro sia un lavoro equamente remunerato. Non che diventi, come dire, la roba che fanno quelli che non sono in grado di fare nient'altro. Queste robe qua sono... Stavo dicendo, è giusto quello che state dicendo. Ma, insomma, bisogna vedere le persone sul campo. Lei dice, vogliamo le persone, vogliamo i giovani... a non sottovalutare l'agricoltura, la natura. Beh, questo è abbastanza chiaro. Ma se dobbiamo parlare di a portare avanti una produzione, è una persona per portare avanti una produzione, una singola produzione, vuole dello spazio, del tempo, deve vedere, deve per una produzione. Ma lo può fare sempre, deve seguire. Cioè, praticamente deve stare una persona che lo segue. Certo. Come si fa? Un insegnante. Questo tipo? Tipo un insegnante che deve avere esperienza, almeno un insegnante, non dico due, seguire una persona. Sì, questa è l'altra questione che dicevamo, che accennavamo. Cioè, trovare il modo di che ci siano dei corsi che formino i giovani effettivamente ad essere operativi. La domanda che mi faccio è se si pensa a una sorta di consorzio dei produttori della cima di rapa, del protocollo DECO, della disciplinare DECO, eccetera, eccetera, forse vale la pena anche di immaginare che questo consorzio, questa associazione, questa cooperativa, quello che deciderete che sia, si occupi almeno in parte anche di questa cosa, di fare in modo che sul territorio ci sia qualcuno che insegna come si fanno queste cose. Non che lo faccia non necessariamente che lo faccia direttamente, ma che ci sia sul territorio qualcuno che lo fa. E l'altra cosa anche importante che diceva lei è che servono degli imprenditori, perché mica tutti possono essere operai. Serve che ci sia qualcuno anche che si assuma il rischio di impresa di, come dire, investire nell'acquisto delle sementi, nella lavorazione della terra, sapendo che ci saranno delle stagioni buone e delle stagioni meno buone. Perché questo fa parte del gioco della terra. Riallacciandomi al discorso di Umberto,
Proprio per evitare l'abbandono dei campi, il PSR Puglia ha previsto due misure, la 321 e la 111, per la formazione professionale in agricoltura, con tirocini applicativi in aziende e stage, direttamente in campo, sui metodi di coltivazione, di difesa, di commercializzazione, anche di marketing agroalimentare. Però purtroppo il PSR prevede l'affidamento dei corsi al GAL. E gli enti accreditati presso l'assessorato alla formazione professionale della regione che riconoscano i crediti formativi per i corsisti. Però purtroppo si è verificato qua a Minervino che le domande pervenute dal mese di marzo per la partecipazione ai corsi non si è avuto più notizie. Fatte le domande, fatte le iscrizioni, non si è avuto più notizie. Purtroppo funziona così, è proprio stato fatto proprio per evitare l'abbandono dei campi da parte di nuove forze lavorative. E purtroppo, come diceva il collega, se non vengono utilizzate, tornano indietro e impiegate per altre misure. Sì, proprio per quanto riguarda la formazione professionale in agricoltura. Noi il 2000 abbiamo fatto un corso di formazione per tecnici dei sistemi irrigui a Poggio Orsini ed è andato bene il corso, eravamo quasi una quarantina di partecipanti, però dal 2000-2002 in poi non se ne è più parlato, cioè solo sulla carta, però di concreto non si è sviluppato niente. Purtroppo la realtà locale è questa, perché non si sanno i finanziamenti poi che obiettivo. Ma io credo, da questo punto di vista, credo che avesse detto una cosa saggia Aurelio prima, cioè che mi permetto di chiamarla per chiamarti per nome. Insomma, senza... Umberto. Scusa, chi è Aurelio? Ah, me lo sono inventato io. No? Cioè, beh, io sono Stefano. no. E no, dicevo, forse una cosa saggia che ha detto Umberto. Una cosa saggia che ha detto Umberto è quella che bisogna capire come fare a valorizzare quelle risorse lì. Adesso ci possono essere molti motivi per cui le cose non vanno avanti, anche quelli che ha detto lei, magari, io non so. Io devo dire che vista da fuori, tra tutte le regioni del Sud Italia, vista da fuori, le dico, vista da fuori, tra tutte le regioni del Sud Italia, mi pare che la Puglia sia una di quelle che sta valorizzando di più le risorse europee. La Puglia sia almeno nel Sud Italia. Poi, ripeto, magari mi sbaglio, però a prescindere da questo, che è una valutazione, come dire, personale, credo che sia importante quello che diceva. Fare in modo di capire quali sono le strade per valorizzare quelle risorse che ci sono ed evitare che tornino a Bruxelles, perché questo è veramente drammatico. Questo c'è anche un'altra strada. Allora, a proposito di questa cosa, no, dei fondi sulla formazione, cioè, ora vi parlo come animatore di comunità del progetto Policoro, cioè noi ci siamo interrogati in questo tempo proprio sulla cosa che diceva Stefano, e cioè ci sono tanti giovani disoccupati, da noi la disoccupazione giovanile è oltre il 50%, però se gli proponiamo dei settori lavorativi come la coltivazione del seme di rapa, eccetera, non troviamo nessuno. Non solo, ma queste specificità professionali richieste dal nostro mercato non sono adeguatamente preparate. Parliamo dell'agricoltura, abbiamo già fatto l'esempio, ma possiamo andare nel settore artigianale, possiamo andare in altri settori, non ci sono, per esempio anche sulla potatura, queste cose qua, spesso non c'è proprio nessuno che sappia fare non solo il mestiere, ma soprattutto la formazione, perché gli enti professionali accreditati
non sono in grado di offrire risposte e di utilizzare i fondi del PSR, del GAL e così via. Ci siamo chiesti, visto che questi fondi possono essere utilizzati in una certa maniera e spesso non vengono utilizzati bene, proviamo a costruire la necessità formativa dal basso. Cioè, perché non li organizziamo noi questi corsi, ok? Dando la possibilità alle aziende di ricevere la mano d'opera che loro richiedono, e questo sarà, cioè noi come progetto Policoro proporremo, spero a breve, perché abbiamo chiesto dei finanziamenti proprio per questa cosa specifica, per fare corsi di tirocinio, ovviamente con formazione, su quelle professioni richieste dal mercato locale di Minervino, Canosa e Andria, va bene, da poter spendere nelle nostre aziende. Questa cosa, questa ricerca, ecco, qui emerge questa necessità, ok, ne sono emerse anche altre in altre sedi, in altri contesti, eccetera, che stiamo raccogliendo per poter proporre dei tirocini formativi direttamente in aziende, pagati attraverso tutto il sistema dei tirocini formativi, diciamo centro per l'impiego e così via. Quindi il giovane non solo si forma gratuitamente, viene pagato, lavora per l'azienda e, perché no, può essere egli stesso poi lavoratore, se viene assunto, con tutti i, diciamo, le agevolazioni e le premialità che l'INPS oggi fa, e potrebbe diventare anche lui stesso imprenditore. Cioè, questo è un percorso che possiamo pensare anche attraverso, diciamo, questo processo, no, di comunitario che vogliamo costruire insieme. Quindi, diciamo, io quello che mi sento di dire, c'è necessità di formare dei produttori delle cime di rape a Minervino per incrementare la produzione, perché magari c'è la richiesta? Ok, facciamolo. Però proviamo a farlo noi da basso, perché se aspettiamo che arriva la mano dall'alto, no, può essere una strada. Se riusciamo ad ottenere anche dei finanziamenti di carattere pubblico che possono aiutarci in questo percorso, ancora tanto di più guadagnato. Dicevo, uno dei questo tipo di attività fino a qualche anno fa lo facevano i consorsi di difesa. I consorsi di difesa, appunto, delle malattie delle piante, sono falliti proprio perché? Proprio perché non c'era un'organizzazione un po' apicale, anche coordinata, anche forse un po' male, sia dalla regione che dalle organizzazioni dei produttori, che materialmente, badando a molti aspetti che con l'agricoltore avevano poco a che fare, si sono sperperati tutti i fondi e attualmente, diciamo, quel tipo di attività nel tempo si è andata perdendo. Cosa voglio dire? Come fece agricoltura, sono anni che abbiamo tentato di rimettere insieme anche il consorzio di difesa. Prove sono i vari servizi di taratura, anche dei mezzi fitosanitari. Probabilmente ci stiamo riuscendo anche a, che l'Unione, diciamo, l'Unione Europea sta venendo incontro con per la condizionalità, obbligando a prendere il patentino fitosanitario, e quindi si stanno rendendo conto che serve il patentino fitosanitario per non perdere l'integrazione, ma non perché c'è la consapevolezza del valore. Scusate. No, bisogna partire. È arrivato un ordine della regia di fare pausa. Ah, possiamo andare avanti? Ah, scusate, come hanno detto? Bisogna partire anche da quello. Perché fra un po', quando finirà la vendemmia e dopo la semina, che iniziano le varie potature, le varie cose, dicevi bene, mancano i potatori. Queste cose, onde evitare che poi possiamo anche creare il consorzio, possiamo fare anche il marchio, la DECO, la DOC, questo e quell'altro, e poi chi è che la va a prendere le cime di rape?
Cioè, io ti dico già, io per dire io, come forse tanti altri ti diranno, no, io devo andare. No? Però se per esempio siamo in grado, sfruttando dei canali pubblici, sfruttando dei canali privati, la possibilità che ci può dare la regione, la provincia e così via, di fare un corso per coltivatori di cime di rape, piuttosto che di potatori, piuttosto che di altro, per esempio come quello che organizza per esempio il comune per la raccolta dei funghi, dove vabbè, ci sono tutte le normative a parte, però per dire su quello stile, ok, in modo tale che ovviamente teorico-pratico, in modo che noi siamo pronti anche a recepire una domanda del mercato del lavoro. E questo è il concetto. Pausa. Sì, rientriamo così, riprendiamo i lavori di questa seconda parte del pomeriggio. Credo che già in questa prima parte di esperienza che abbiamo riportato di Mezzago troviamo diversi tratti e punti in comune anche con l'esperienza locale di Minervino. Quello che a noi più importa è valutare quelli che sono stati i processi costitutivi, partecipativi, processi di carattere economico anche che sono stati generati e guardare a quelle che possono essere le prospettive, punti di forza, punti di debolezza. E io diciamo chiedo ora al professor Radaelli di andare anche diciamo oltre questo percorso, vedendo poi nel concreto, credo lo vedremo anche attraverso le slide, no? Che ci farà vedere qualcosina di quello che poi si può realizzare anche nell'aspetto economico e finanziario, che è una delle quattro, no? Dei quattro punti di vista in cui si è sviluppata l'esperienza della Asparago Rosa. Io credo che riusciamo a comprendere bene questi passaggi e a saperli fare nostri, potremo già individuare degli step, magari lo vedremo anche nella giornata di domani, di come poter avviare un percorso. Fatto salve però due cose, cioè non guardiamo solamente a quello che si è fatto, a ciò che c'è, agli opportunità presenti, ma cerchiamo di costruirci una proposta sul nostro abito, perché è vero che possono esserci delle possibilità che la comunità europea ci può dare o delle esperienze che conosciamo o altre che non conosciamo, ma potremmo anche creare qualcosa di originale su misura per noi, anche perché io penso, parlo di Minervino perché ovviamente conosco questa realtà, che diversi passi in questi ultimi tempi si sono fatti. Ad esempio si parlava di ristoranti. Beh, 20 anni fa a Minervino non c'erano i ristoranti che ci sono oggi, soprattutto dedicati ai prodotti tipici locali. 20 anni fa a Minervino non c'era, diciamo, una forte cooperazione o un intento univoco e comunitario su questi discorsi. E fino a poco tempo fa, quando si parlava di promozione, si intendeva solo l'evento. Oggi ci si chiede se l'evento è sufficiente a fare questo. Questo vale a Minervino, ma penso sia un ragionamento che si sta facendo anche altrove. E la stessa regione, istituzioni, comuni, eccetera, vogliono far fare un salto di qualità a queste esperienze, nell'ottica in cui dicevamo questa mattina, raggiungiamo una maturità, però questa maturità siamo in grado di mantenerla, no? E quindi anche quelle che possono essere considerate delle eccellenze, come poi si mantengono nel tempo, ecco qui magari anche qualche parolina sulla vostra esperienza. Ok, grazie, buon proseguimento.
quello te lo lascio. Scusa. Va bene, oltre alle cose che ci siamo dette, vorrei farvi vedere due slide, no, due per dire, insomma, qualche slide che parla di Mezzago. Perché dico che parli di Mezzago? Perché naturalmente diciamo, l'esperienza di valorizzazione dell'asparago rosa che abbiamo fatto noi è un'esperienza molto collegata al territorio, quindi come dire, non è che la si può prendere tout court e esportare da qualsiasi altra parte. Così come l'esperienza che state portando avanti voi ugualmente è collegata al territorio. Le slide che vi faccio vedere adesso hanno uno scopo fondamentalmente, quello di provare a farvi vedere come l'esperienza di valorizzazione dell'asparago rosa è collocata in una dimensione più complessiva di politica, nel senso alto, nobile del termine, a livello locale, che non riguarda soltanto la semplice valorizzazione di un prodotto tipico, ma che fa della valorizzazione del prodotto tipico una delle leve attraverso le quali può essere qualitativamente più bello stare a Mezzago. Insomma, questa è almeno è nella nostra esperienza. Ecco, come vedete all'inizio vi raccontavo, l'esperienza di Asparago Rosa può essere raccontata, può essere narrata da diversi punti di vista. Per esempio si inserisce in queste pratiche di sostenibilità che abbiamo provato a mettere in atto a Mezzago, che sono di tipo sociale, economico e ambientale. No? Per esempio sono economiche e ambientali la questione dell'asparago rosa, economica perché produce ricchezza, produce lavoro che viene distribuito, e ambientale perché, lo vedremo meglio dopo, nella misura in cui coltiviamo asparagi, limitiamo il consumo di suolo, facciamo in modo che si costruisca meno. E vi assicuro che in una realtà come quella milanese, comunque anche Brianzola, la questione di quanto suolo viene consumato costruendo è assolutamente centrale. È una questione sociale perché, lo dicevamo prima, è una questione comunitaria, riguarda tutte le associazioni, riguarda il volontariato che viene apportato a questa esperienza. Il comune di Mezzago è uno dei comuni fondatori dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, è stato premiato come comune 5 Stelle 15-16 anni fa. E perché è stato premiato? È stato premiato perché ha messo in atto una serie di attività, diciamo così, che vanno nella direzione della sostenibilità, sia ambientale che sociale che economica. Non ve le starò a far vedere tutto, le ultime costruzioni che l'amministrazione comunale ha fatto sono state tutte fatte in bioarchitettura, per cui l'asilo nido, la palestra, l'ampliamento della scuola elementare, che era quella che vedevamo prima, per esempio. Ecco, quella è la scuola elementare costruita tutta in legno, l'ampliamento della scuola elementare. E anche il regolamento edilizio che è stato adottato dal Consiglio Comunale è un regolamento edilizio che va nella direzione di premiare chi recupera e di, tra virgolette, punire chi consuma. E questo vale sia dal punto di vista, per esempio, della raccolta dei rifiuti, perché la raccolta differenziata viene premiato chi ne fa di più e viene punito chi ne fa di meno, ma vale anche dal punto di vista urbanistico e vale anche nella destinazione d'uso dei terreni, dei territori, anche da parte dei privati. Lo dico per evidenziare come le scelte politiche che fa un'amministrazione influenzano i comportamenti dei cittadini, tanto quanto i comportamenti dei cittadini possono influenzare le scelte politiche di un'amministrazione. Cioè, chi pensa che la direzione sia soltanto univoca, nella nostra esperienza è vero l'incontrario. Anzi, nella nostra esperienza è molto vero che quanto più i cittadini, soprattutto in forma associata, pretendono dall'amministrazione delle scelte, tanto più le amministrazioni che sono in grado di ascoltare i cittadini le fanno queste scelte. Questa è una slide sul consumo di suolo nella provincia di Monza e Brianza, e di Milano, scusate. La
la parte centrale, quel 66%, è la città di Milano. Vediamo se riesco a farlo. Ecco. Questa è la città di Milano. Sì, va ancora. Questa è la città di Milano. Questa è la Brianza. C'è una zona, la Brianza Nord, che è questa, dove il 76% del territorio comunale è urbanizzato, è costruito. Questa invece, Mezzago, è qua, Mezza qua, ecco. Noi siamo in una situazione in cui il 37% del territorio è urbanizzato. Perché evidenzio questa cosa? Perché vi dico, nella misura in cui saremmo in grado di promuovere la valorizzazione dei beni, dei prodotti tipici locali, tanto più saremo capaci di fare questa cosa, tanto più saremo capaci di tutelare, di conservare il territorio. Naturalmente la realtà, come dire, milanese, lo dicevo prima, non è una realtà che si può tout court trasportare a Minervino Murgio. Credo che le percentuali di consumo del territorio a Minervino siano molto diverse, spero per voi. Ecco. Fantastico, quindi c'è un giacimento occupazionale enorme. Però lo dico perché nella nostra esperienza l'opzione a valorizzazione della asparagorosa andava anche nella direzione di tutelare la difesa del suolo. Vabbè, questo evito. E questo è il territorio del comune di Mezzago al fine del 1800. Quello scuro è la parte che era urbanizzata alla fine del 1800. Questo uguale, evolve. Vabbè. Questo è lo stato attuale, lo stesso territorio nel 2013. Adesso lo vedete, diventa sempre più pieno. 2003, scusate, non 2013. Questa è la situazione nel 2003. Come vedete, cioè, non c'è proprio... Quelle in viola, per dire, sono le aree industriali, che naturalmente all'epoca non c'era, ma, come dire, la situazione si è molto complicata. La Gigamplast è un'azienda che fa... prodotti di plastica, ve la cito perché sono andato in bagno e il porta carta igienica del bagno che c'è qui nel municipio di Minervino Murgia è fatto a Mezzago. Se andate a vedere c'è scritto proprio Gigamplast Mezzago e lo producono qua, qui c'è la Gigamplast. Quindi Mezzago è l'ombelico del mondo, gira e rigira, c'è l'asparago, c'è il Bloom, ci facciamo anche i porta carta igienica che avete a Minervino Murgia. Sempre sul tema salvaguardia e tutela del territorio, del suolo, questo è un bosco, sì, è un bosco, non è un parco perché non è attrezzato, è un bosco che è stato all'interno del paese in una zona che è stata recentemente urbanizzata, è stato riservato un parco per... Poi voi direte, vabbè, ma noi non ne abbiamo bisogno, là invece ce n'è bisogno. Queste sono, ecco, qui anche importante, sono le scelte che sono state adottate nel piano di gestione del territorio, quello che una volta era il piano regolatore generale. Che cos'è che è importante segnalare? Che il piano regolatore è stata un'esperienza di piano regolatore partecipato, dove i cittadini sono stati invitati a esprimersi su quali dovessero essere le destinazioni d'uso dei territori nel governo del territorio, fondamentalmente, per cui le scelte che sono state adottate nel piano regolatore e poi nel piano di gestione del territorio sono scelte che sono state fatte insieme ai cittadini. Lo dico perché la questione asparagorosa in realtà è l'esito di queste scelte che sono state condivise dai cittadini. Quindi prima, quando vi vedevo, c'è una dimensione comunitaria e c'è una dimensione politico-pedagogica, diciamo così, nell'esperienza della asparagorosa, mi riferivo in particolare a queste opzioni qua, quindi limitare il consumo del suolo, recupero del centro storico, contenere espansione,
individuare territori pregiati da preservare, e qua ci si riferiva in particolare ai territori boschivi, che sono pochi, definire le zone industriali, valorizzare l'agricoltura di qualità. Su questo asse è stato sostenuto l'esperienza dell'asparagorosa, della valorizzazione dell'asparagorosa. Questo è il territorio di Mezzago e ci stanno costruendo un'autostrada. La Pedemontana, no, la Brebemi sta da un'altra parte. Purtroppo ci stanno costruendo questa autostrada, per la verità non hanno ancora fatto il closing finanziario, quindi non hanno ancora trovato tutti i soldi, per fortuna, quindi speriamo che non la facciano. Però insomma, è previsto, lo dico per dire cosa anche, che per quanti sforzi nelle comunità locali si facciano per preservare il suono, valorizzare l'agricoltura, eccetera, poi arriva un ente superiore che dice, oh, sai cosa ti dico, ti passa l'autostrada sotto casa e non ti puoi opporre, cioè veramente siamo opposti, però strucca strucca alla fine ci sono degli interessi superiori, qualche volta anche interessi collettivi, non voglio dir male, che bypassano un po' le visioni locali. Come? Vediamo, speriamo che siamo finiti davvero. Ah, ecco, questa era la collocazione delle scelte, della scelta asparagorosa all'interno del piano regolatore generale partecipato. Qui vedete le scelte che sono state fatte e l'asparagorosa, l'esperienza dell'asparagorosa, come dire, sono collocate in un quadro di scelta politica più ampio. Non è l'asparagorosa di per sé, ma allo stesso, perché dico questo? Perché secondo me nel momento in cui una comunità decide, per esempio Minervino Mugge, decide di dire va bene, investiamo sulla valorizzazione di un prodotto tipico, lo può fare con una visione di basso profilo, ci interessa il prodotto tipico, punto e basta, oppure la può collocare per esempio in una visione che era un pochino più ampia. Già prima dicevamo quanto c'è di educativo, di pedagogico nell'insegnare ai giovani che il lavoro in campagna, che il lavoro della terra è un lavoro nobile. Ora, è evidente che questa cosa qua di per sé non ha a che fare con la valorizzazione della cima di Rapa, non direttamente, può averlo in una prospettiva più ampia, eppure queste robe sono importanti, danno un senso diverso alle scelte che vengono fatte da una parte, e dall'altra legittimano la pubblica amministrazione a fare interventi di sostegno, che è l'altro pezzo importante, perché io sono un teorico del privatismo assoluto e quindi anche sui corsi di formazione eccetera, che lo facciano associazioni di cittadini, io lo preferisco al fatto che lo facciano grandi carrozzoni pubblici, ma però le scelte politiche devono essere invece delle istituzioni. Questo ve lo faccio vedere, ma non è il territorio di Mezzago, è troppo collinoso, Mezzago è piatta, mi spiace, non so perché è finita dentro così, perché era bellina da far vedere. Questo invece è Mezzago. Queste sono le coltivazioni di asparagi,